Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Saint Row 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Ci siamo lasciati l'ultima volta con il finale di Saint Row 1. Finale che non avevo mai visto e che effettivamente mi apre effettivamente molta della backstory che mi mancava in Saint Row 2, dato che dal terzo capitolo si continua il gioco, ma diciamo che si distacca dalla storia originale. Saint Row 2 comunque mantiene questo senso di serietà, ma mi mancava un pezzo fondamentale, pezzo che al tempo non c'era su PS3. E tra l'altro, leggendo un attimo il libretto e aprendolo proprio a metà, ho scoperto una cosa che non avevo mai visto. Perché non avevo mai effettivamente aperto il libretto, perché non mi serviva. Aprendo il libretto, trovi al centro questo: registrati sul sito internet per avere un veicolo unico, ovvero un UFO. Perché io questa cosa non la sapevo? E perché il sito non è più disponibile? Ovviamente lo so io perché non è più disponibile. Ma non è questa la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è che sono un cretino che non l'ha mai scoperto fino ad ora. Comunque, abbiamo una nuova partita da avviare. Difficoltà normale. E questo è il finale di Saint Row 1, cosa che io non sapevo al tempo. Cioè, praticamente lo spoiler di cosa succede ce l'è già qua. Però lì c'è una cosa che io effettivamente non ho visto nel capitolo precedente. C'è un personaggio che sta saltando. In teoria siamo noi. In pratica non credo proprio. Ed eccoci qua. You shit me. Come see for yourself. Certo che vengo. Years. I stopped keeping track a while ago. I can't believe it's been that long. Time flies when you're watching someone breathe through a tube. How's the family? My wife's cheating on me with an Altor exec, and my daughter sits in her room listening to Aisha albums. I bet. After a dead woman, she sure releases a lot of records. No shit. God, that was a hell of a year. Ah certo, ora ho capito perché dicono che era morta Aisha. Perché in teoria era morta. In intensive care on taxpayers' money. Troy. Couldn't get through. The press has been mobbing him with phone calls. Oh, about the. Yep. I forgot that was today. You should pay more attention. Fuck off. How's the patient? Seeing as they're still breathing after being caught in a massive explosion, I'd say pretty good. Duh. What happened? Shanking. Put him over there. Sorry about that. Have they said anything yet? Not yet. But I'm about to take the bandages off. Ed ecco già una cosa assurda. Bello il primo piano dei piedi. Per quanto in realtà sia bella la cosa, possiamo scegliere fra maschio e femmina. Il problema è che la scelta del personaggio, io mi ricordo, la scelta del sesso era solo maschio in Saint Row 1, o sbaglio? A quanto pare le esplosioni ci fanno anche cambiare sesso. E se avete già visto Saint Row 3, la mia serie, sapete già chi andremo a creare. Direi che ci siamo. L'unica cosa che non ho mai trovato molto uguale a Chuck, diciamo, sono sempre stati i capelli, ma direi che a un buon 85-90% ci siamo. Iniziamo. Fuga di prigione. Yes. That looks like it healed nicely. L'esplosione mi ha fatto anche cambiare faccia e tutto il resto. You got anything you want to say to the judge? You better start thinking of it now. Ho ancora sonno. Hey. Is it really you? Do I know you? My brother was in the Saints and he told me all about you. Listen, we gotta get you out of here. Well, I'm sure if we ask nicely. I know a way out. Yeah? Then why are you still here? I heard you were in here and I wanted to bust you out. Giustamente. Getting out of here is a two-man job and no one else will give it a try. You really expect me to trust some guy I don't even know? Come on, I just got myself shanked so I could get a chance to talk to you. Doesn't that show I'm loyal? It shows that you're dumb enough to let yourself go. I'm trying to help you. You know what I got the last time I trusted someone? Blown the fuck up. You need me. The hell I do, I got the Saints. Sure you do. What's that supposed to mean? How long do you think you've been out? Oh, I don't know, mate. 2 to 3 weeks. Look, see ya. I know you think you're a badass, but do you even know where you're at?
Without me, you'll be wandering around the prison for hours. Even if you manage to hide from the guards at long, and if you actually figure out how to make it outside these walls, you're just gonna find out that you're sitting on a goddamn island. And I'm pretty sure you can outswim the Coast Guard. Hai ragione. Boat stashed here? No, but I know where we're gonna steal one. Alright, let's get out of here. Dai, andiamo fuori da questo posto di merda. I capelli non mi convincono, devo trovarne altri. Dannazione. Dottoressa, buongiorno. Premi L2 e R2 per sferrare un pugno. Tenendo premuto L2 e R2 preparerai un attacco caricato più potente. Ma stai buono. Mi sono appena risvegliato da un coma e ho voglia di fare a botte. Hai ragione. Giochiamo il tutorial, sì, visto che fa parte del gioco. Lo so. Dio mio, che cattiveria. Scusami. C'hai ragione, però aspetta che prendo almeno le armi. Ecco fatto. Dobbiamo uscire da qua. E se io vado da questo lato, è chiuso, giustamente. Ok, we gotta climb these pipes up to the roof. D'accordo. Tu fai strada e io ti seguo. So, do you remember my brother? Not gonna lie, got no idea who the hell you're talking about. Se non mi dai un nome, effettivamente, anche per me che l'ho appena giocato, so mi viene difficile. I ain't worrying about that until I'm out of here. No, ho sbagliato. Ecco fatto. Certo che le guardi, oh, la sicurezza al massimo livello. Questa è la minimappa, sì, grazie. La guardi e prendi la pistola. Aspetta. Che mi abbasso così non mi sente. Ecco fatto, sì, grazie, l'ho appena fatto, ti ringrazio. Io però continuerei a tenere il manganello, non si sa mai. Oh, calmi. Raccogliamo il mattone. Tieni premuto per raccogliere, lanciare l'oggetto, attacco usandolo, ok. Dio mio, che... Ah, che dolore. Aspetta un attimo, fermo. Ah, ecco cosa mi mancava. Fermo un attimo. Sì, lo so, dammi un attimo. Ecco fatto, tieni premuto per avere la pistola a due mani. Oh, finalmente. La cosa bella di Saints Row 2, che già puoi avere subito armi a due mani. Dio mio, che cattiveria. Cioè, pensa a ricevere una mattonata in testa così. Sei morto. Sei morto in automatico e neanche lo sapevi. C'è qualcosa qui che possa prendere? No. Non mi sono... You're telling me you didn't know this was gonna work. Non mi sono mai chiesto se ci fossero oggetti nascosti in questa parte. Carlos? Ehi, stai buono un po'. Carlos, ce la fai? Bravo. Tanto gli elicotteri passano. Io continuerei la mia scampagnata il più lontano possibile dalla polizia, ovviamente. Sia mai che ci vedano. Ma c'è un poliziotto? Ah, è qua sotto probabilmente. Ok, Carlos, vieni che dobbiamo scappare. Sì. E che succede? Perché non passo? Probabilmente il mattone mi bloccava la via. Mira precisa, premi L3 per il mondiale. Mira precisa. Finalmente. Ci voleva tanto mettere la mira anche nel gioco nel primo gioco, no? Sì, sì, sì. Beccati questo. Dio mio, se le colpivo veramente. Sì, però non muore, ma scusami. Vabbè, scappiamo allora, Carlos, che ti devo dire? La guardia non cade. Io ho scaricato un intero caricatore anche più addosso, quindi. Premiere 1 per uno sprint, ma va. Forza, fuggiamo. Appena riesco a passare. Vieni. Oh, calmi. Calmi tutti. Dammi quel fucile.
La mira è un po' lenta, dovrei sistemarla un attimo. Vieni, Carlos. Carlos, entra. E no, e dai, calmi tutti. Carlos, rientra dentro, per favore. Ecco fatto. Ora probabilmente dovremo anche uscire dalla macchina. I comandi per la guida, però. Che fastidio che sono. Eccoci qua. Carlos, è il momento di andarcene, forza. Se riuscissi. Devo sistemare i comandi della mira, però, eh. Probabilmente, aspetta, c'è la macchina di mezzo. C'è la macchina di mezzo e non mi ci fa passare. Ok, sono arrivato, gioco. Man the gun. I'm gonna get us out of here. Vai, vai. Aumentiamo un po' la sensibilità. Troppo. Dio mio, quanto. Un po' meglio. Perché non sparo? Perché non stai sparando? Che succede? Perché non sta sparando? Ok, ora funziona. Per qualche motivo adesso dovevo usare L1. No, vabbè, adesso è troppo la sensibilità. Vabbè, teniamola così lenta. Ecco fatto. Ora è tornato R2 per qualche motivo. Dove sono i nemici? Io non li vedo, Carlos. Ah, eccone uno, aspetta. Ecco fatto, risolto tutto. Cioè, in pratica, ora abbiamo la mira lentissima o abbiamo una mira un pelo più veloce, ma neanche troppo. Non vedo i nemici. That's the row. It is now. Jesus, when did this happen? When Alter got involved. After Hughes was killed in that bombing of yours, Alter picked up the pieces. Now they're everywhere. On TV, on billboards, in stores. Hell, if you ever forget who Alter is, just look towards Saints Row and you'll see that fucking eyesore. Here we are. We're gonna find the other Saints. What other Saints? Esatto. Without anyone to lead them, the Saints fell apart. Once the Brotherhood, Ronan and Samdi showed up, the few that were left dropped their flags before they got killed. Oh, that's fucking great. Look, I know you didn't ask for it, but my advice is to just keep your head down. The cops are looking for you and a lot's changed. I say you just go buy a beer and soak up as much information as you can. Thanks, Carlos. Anytime. Bravo, Carlos. Tu sì che sei un bravo ragazzo. $500, buttali via. Oh, guarda la fauna locale che sta lavorando. E guardale qua finalmente le moto. Oh, quanto tempo abbiamo dovuto aspettare per poter guidarne un'altra. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti,